Verso l'VIII-IX secolo d.C. è probabile che il borgo di Vigoleno fosse già organizzato attorno alla propria chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio, segno questo di una chiara influenza longobarda. Il terremoto del 1117 provocò probabilmente il crollo dell'edificio sacro originario. Sulle sue rovine venne costruita una chiesa romanica dipendente dalla pieve collegiata di Castell'Arquato, nella vicina Valdarda, almeno fino al XII secolo, quando la pieve di Vigoleno venne promossa a plebana, come attestato con certezza nel 1223 dalle pergamene dell'archivio parrocchiale. Nel 1348 fu totalmente autonoma e prima del Concilio di Trento divenne collegiata. Vari i rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli, soprattutto in periodo rinascimentale e barocco. Nel XVI secolo la copertura originaria delle navate venne sostituita con volte a crociera in cotto intonacato. È stato comunque l'intervento del 1963 a ridare all'edificio sacro il suo aspetto originario, asciutto, ieratico e imponente, col ripristino della facciata, all'interno l'eliminazione delle volte e la costruzione di capriate lignee. All'esterno la facciata è impreziosita da un portale scolpito con colonnine dai capitelli fogliati. Al centro v'è un unico portale a strombatura multipla. Nella lunetta, incorniciata da architrave e ghiere, campeggia una scultura raffigurante San Giorgio che uccide il drago, assistito da un angelo in volo. I volti delle figure, col taglio rigido e squadrato delle mascelle, con la dura linea delle labbra e con gli occhi dilatati, sono riconducibili alla cosiddetta scuola di Piacenza, con forme e repertori però reinterpretati ad opera di maestranze artigianali. La torre campanaria presenta pianta quadrangolare. Nella sezione più alta, sopra una cornice a dentelli in cotto non originaria, collocabile attorno al XIV secolo, si presenta su tutti e quattro i lati una bifora, i cui due archetti ricadono su di una colonnina centrale. Ad est si notano le tre absidi semicircolari, di cui la maggiore, quella centrale, è molto più ampia ed elevata delle altre, è coronata da una loggetta non praticabile e da una doppia cornice a dente di sega. Tutte le absidi sono raccordate tra loro mediante un'alta e unitaria zoccolatura in pietra. La pieve presenta un impianto basilicale a tre navate senza transetto, navate divise da quattro coppie di massicci pilastri a sezione circolare, decorati con forme vegetali e floreali, con figure zoomorfe e antropomorfe e sormontati da capitelli decorati. La navata centrale è poco più ampia di quelle laterali. L'abside presenta uno slancio verticale che si innalza notevolmente al di sopra dei pilastri e che richiama lo sviluppo del portale esterno. Tale soluzione conferma una datazione del complesso attorno alla seconda metà del XII secolo o poco oltre. Al centro dell'abside è rappresentato San Giorgio che uccide il drago e libera la principessa, soggetto tra i più frequenti nel tardo gotico delle corti padane. Il santo cavaliere, con scudo e giubba crociati, viene rappresentato su di un cavallo con gualdrappa e ornamenti rossi nell'atto di sferrare con la sua spada il colpo letale al drago, dopo avergli già scagliato contro la lancia, spezzata a terra. La principessa, figura allungata e chiusa in una veste rossa ornata di piccoli fiori, di Foggia in auge nei primi anni del XV secolo, presenta una posa rigida e mostra una fissità quasi severa in volto. Disteso in primo piano sta il drago verde, la cui coda è avvolta attorno alla gamba del destriero, legato con una lunga corda tenuta con estrema delicatezza dalla principessa. Lo sfondo doveva essere originariamente blu, come si deduce dai piccoli frammenti rimasti. L'affresco rappresenta simbolicamente anche la vittoria del bene sul male, nonché la guerra santa condotta dal cavaliere crociato contro gli infedeli. Nel catino e sull'arco trionfale vi sono invece due affreschi coevi raffiguranti l'incoronazione della Vergine e un'annunciazione con l'Arcangelo Gabriele a sinistra, la Vergine in preghiera a destra e tra i due l'immagine simbolica del pellicano che nutre i suoi figli. Il sott'arco del catino absidale è decorato con una fascia a teste d'angeli. Al XV secolo sono databili anche gli altri affreschi che decorano la pieve, in particolare il Sant'Antonio Abate a mezzo busto sul terzo pilastro di sinistra, dove un'iscrizione è data alla realizzazione dell'opera 19 luglio 1427, oppure, sempre sulla parete di sinistra, i santi Cosimo e Damiano, uno di fronte all'altro, avvolti in ampi mantelli rossi e verdi e i cappucci ornati di pelliccia, con in mano gli strumenti della professione medica. Accanto spicca una crocifissione con la Vergine, San Giovanni e la Maddalena in ginocchio ai piedi della croce.
Un altro fresco mostra una santa in trono con Santa Caterina da Siena al suo fianco, in piedi. L'opera sottostante mostra le stigmate di San Francesco, mentre la porta d'accesso alla sagrestia presenta un'annunciazione originariamente ambientata in un paesaggio collinare. Sempre sulla parete sinistra, all'incirca metà navata, vi è un'opera in cattivo stato di conservazione, sormontata da un'iscrizione quasi interamente perduta, raffigurante la Vergine allattante il bambino tra San Giovanni Battista e un papa, forse Gregorio IX o Onorio III, seduto su di un trono mentre regge piccole figure identificate con San Francesco e San Domenico, a indicare una ritrovata armonia tra i due ordini. Secondo un'altra interpretazione, invece, il pontefice potrebbe essere il benedettino Urbano V nell'atto di reggere Pietro e Paolo, in quanto fu proprio lui a disporre la traslazione delle teste degli apostoli in San Giovanni in Laterano. Sulla parete di destra si nota l'affresco raffigurante San Bernardino da Siena nell'atto di predicare dal pulpito con il monogramma di Cristo in mano e accanto una santa ancora non identificata con in braccio un bimbo in fasce. Nella pieve va inoltre un piccolo tabernacolo in pietra scolpita, sito sul pilastro che divide l'abside maggiore da quella di sinistra. Il piedestallo presenta un medaglione centrale con lo stemma del casato Scotti. Dal basamento si ergono due colonnine a torciglione che reggono un'architrave decorata con putti alati. La cimasa è costituita da una lunetta lacunari con rosette iscritte, profilata da due delfini, le cui code si congiungono al vertice. We'll be right back.